Siamo live. Io aspetto Lisa che apre da Instagram. Vediamo chi c'è. C'è qualcuno? Allo. Ciao, ciao. C'è qualcuno Qui che aspetta con noi? siamo in live con la cucina del cuore in diretta da YouTube. Allora, Laura, ci sei? Arrivo, ti invio la richiesta, tesoro. Ciao a tutti ragazzi, ancora su YouTube non abbiamo spettatori. Devi accettarmi la mia richiesta, Lisa. L'hai Come vista? Io faccio? Sì, dimmi come devo fare. ti ho inviato una richiesta e tu la devi trovare di sotto. Ciao, siamo in 12 su Instagram, in 4 ancora su YouTube. Ciao a tutti e benvenuti, prima cosa. Laura, non trovo la tua richiesta io. Te la sto Allora, inviando. devo accettare la richiesta di Laura. Ciao, ciao. Te l'ho inviata di nuovo, tesoro? La vedi sul telefonino? Sì, ho trovata, accettata. Ciao, sto arrivando pure su Instagram. Ciao a tutti, amici di YouTube. Ecco, è arrivata anche Laura, bentrovati, siamo in 12. Saluto la mia amica Sonia. Di Sardegna più giù. Ciao, ciao a tutti, ragazzi. Lisa, tu pensa che Ok. come sentite? Buonasera. Mi vedo tagliata. Aspettate, dobbiamo Aspettate, dobbiamo sistemare un attimo sistemare l'audio. l'audio. Come mi Come mi sentite? sentite? Io ti sento bene, Laura. Tu? Bene? Sì? Ragazzi, Aspetta, come mi voi sentite? Così non vado. come mi sentite? Voi di YouTube mi sentite bene? Si sente male. Adesso come si sente Mirella? Ciao Mirella, ciao. Bene, ciao a tutti. Come mi sentite? Da Instagram, da YouTube. Buon pomeriggio Raffaella, benvenuta. Ragazzi, non riesco a inquadrare bene, o mi no, se no non si vede il piano di lavoro, non so come fare, forse allontano un po'. Ok. Il tubo si sente Ancora un bene? po'. Oggi andremo a fare una ricetta insieme alla mia grandissima amica virtuale, non più virtuale, perché ormai siamo veramente Lisa in cucina. Chi non la conoscesse, lei ha un blog e insieme gestiamo un gruppo Facebook che si chiama Ricette Facili della Patata di Tutti. E vi aspettiamo tutti. E vi aspettiamo tutti nel gruppo. Il gruppo è gestito noi da Mr. Kitchen in the World, ma lui è difficile da convincere ad entrare in live. Ciao Cioè da Stefano. Ciao ragazzi, Marta. da perché io da Sì, allora, ciao Pina, ciao. Allora, lei è Laura, tutti, Laura, la cucina del cuore che conoscete tutti, è grande sia su Instagram che su YouTube. Vi consiglio di seguire il suo canale perché è veramente molto brava, è seguitissima e in tanti fanno le sue ricette perché sono sempre riuscite benissimo. Giusto, Laura? Sì. Sei seguitissima? Sì, su YouTube di più che su Instagram, diciamo, Sì. perché seguito di più, però grazie a Dio ho un buon seguito, mi seguite con tanto affetto e io ti ringrazio, non sono degna. Ragazzi, Come non sei degna? Sei bravissima, più che meritato. perdonateci se c'è qualche problema di audio, perché stiamo facendo la live contemporanea sia su Instagram che su YouTube. Quindi perdonateci, però mi stanno dicendo che mi sente ancora male? Mi sente ancora la doppia voce su YouTube? Tiziana M ti saluta, e poi Tiziana, Ciao Doina. io direi di iniziare con la ricetta, siamo già in 30 su YouTube e in 20 su Instagram. Iniziamo, faremo insieme, Lisa, dillo tu. Allora, faremo insieme i muffin alla pizzaiola. Allora, è semplicissimo farli, è una ricetta molto veloce. Abbiamo scelto questa ricetta proprio perché è veloce e semplice, è giusto per tenerci un po' di compagnia tutti assieme. Speriamo che vi piacciono. Scusami Lisa, Scusami, Lisa. Sì? si sente Si ancora sente male ancora su male? YouTube, ragazzi? Ciao, Velvia.
Ditemi se si sente ancora male. Su YouTube mi sentono male. Lisa, hai delle cose magari? No. Sì, sì. Potresti metterti le cose al volume? Ciao Maria Serena. Ciao. Ciao. Solo quando parlo io. Allora oggi dovrei parlare solo Lisa. No, come? Solo... No, Laura, non ci arrivano le mie cuffie, perché non okay. Sono... Ditemi se adesso sentite meglio. Ciao Rachel. Sente male. Ciao Simone. Sente male. Aspetta, io abbasso l'audio tutto al... così. Prova ad abbassare l'audio, Lisa, vediamo. Vediamo. Ragazzi, aspetta che mi abbasso adesso con te, la diretta su Instagram. Ci siamo? Ciao, ciao Franci. È bassa. Ciao Caterina. Allora Laura, io il mio volume è basso. Non lo so, forse perché ho due apparecchi vicini. Allontanalo un po', il mio l'ho allontanato. Ragazzi, mi sentite meglio adesso? Perché altrimenti mi sento male. Si sente un gran casino. Sono felice allora, ragazzi. Sono felice. Sono molto felice. Allora, ci siamo? Su YouTube si sente male. Mi sentite? Faccio prova audio. Mi sentite? Come sentite adesso? Si sente ancora male. E come facciamo, ragazzi, oggi? Oggi non si può sentire male. È una live a cui tengo tantissimo. Ditemi come si ora benissimo, yeah, ce l'abbiamo fatta ragazzi, possiamo iniziare con la ricetta, datemi la conferma, si sente bene? Io ti vedo benissimo, grande, grande ragazzi, ce la possiamo fare, adesso mi dedico a sistemare il telefono che ce l'ho impostato per Instagram. Ciao a tutti ragazzi, questi sono i casini della diretta, facciamo come in televisione, adesso i microfoni funzionano bene, Lisa, possiamo partire con la ricetta? Sì, io, siccome mi fido troppo, perché questa ricetta è di Lisa e trovate già il link scritto giù nell'info box sul canale YouTube e poi andrete a vedere sul blog, Lisa metterà nelle storie ovviamente il link, io farò doppia dose, quindi per 12 muffin andremo ad utilizzare 260 grammi di farina 00, 6 grammi di sale, 40 ml di olio di semi di girasole, 200 ml di latte a temperatura ambiente, 2 uova, ecco qua, poi andremo ad utilizzare 140 grammi di formaggio tipo provola, 140 di pomodorini e dell'origano e 40 grammi di parmigiano. Spero di avere tutto, un pizzico di pepe e io, siccome non mi trovo il lievito lievito, come si dice? Aiutami. Siccome non me lo trovo, andrò a sostituirlo con del bicarbonato e dell'aceto. Vediamo che esce fuori, quindi oggi sarà pure un sperimentare, perché sinceramente solo bicarbonato non l'ho messo. Io oggi sembrerò un po' storpia, perché guardo un po' di qua e un po' di qua, ragazzi, ma non ci fate caso. Spero che vi divertiate lo stesso, perché il senso è quello. Cosa ho staccato? Oh mannaggia, non si sente Lisa. E se si sente Lisa, ci sentiamo male noi. Adesso ragazzi, come si sente Lisa? Lisa parla. Allora, come mi sentite? A me non riescono a vedermi. Io purtroppo non so come orientarlo. Ragazzi, non so come orientarlo, non mi vedono. Maria Stella, adesso ti sente Lisa? Allora, se mi metto qui mi vedete, ragazzi? Così va meglio.
Forse devo allontanarlo un po', dai. Il riverbo è tornato. Io non so come. Abbiamo bisogno di un tecnico, raga. Lisa, staccami l'audio a me da una parte, staccami più l'audio. Da una parte a me mettimi muta, vediamo se ce la facciamo. Tornato l'eco. Il mistero dell'eco del 17. Oggi, ragazzi, è il 17 venerdì, quindi il mistero dell'eco. Nata male Laura quando parla Lisa. Lisa, io ti vedo pure su Instagram comunque. Allora, ragazzi, spero che Lisa ha staccato il microfono. No, Lisa, è staccato. No, devi staccare il mio, non il tuo. Completamente? Ma tu ti devi sentire, il tuo si deve sentire, non devi sentire me. Devi abbassare completamente il mio audio, Lisa. Ragazzi, ce la faremo. Ci volete bene? Ci aspettate, ma ce la faremo. Io su YouTube ho abbassato il volume, da una parte devo abbassare, tesoro. Ci siamo, Mirella, dai, fatti due risate, tesoro. Ci sentite? Siamo pronti ragazzi? Anche su Instagram ce la faremo, ce la faremo. Lisa, ferma, 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 ferma. Sei col tuo microfono chiuso, il tuo tesoro, su YouTube non ci siamo. Non ti sentono. Oggi è bellissimo, ragazzi. Laura, non so che dirti, io qui c'è lì a fare il mio. Adesso fermi così, ragazzi, ditemi come sentite, voi fate le due risate, oggi mercoledì 17, siamo felici di fare la live. Ok, vai Lisa, adesso parla. Ok, allora vi ho detto lavate e tagliate a pezzettini i pomodorini. E li mettete in un colapasta, in un colabrodo per gocciolare dall'acqua. Io non avevo disponibili i pomodorini oggi in casa e quindi ho preparato il pomodoro secco, che va benissimo anche questo. Ok, nel frattempo che preparate i pomodorini, io vado a recuperarmi l'olio di semi perché mi sono accorta che non averlo preparato. Stefano, tu muori, muoriamo anche noi. Oggi proprio, guarda, non lo so. Venerdì 17 non ci sta portando bene, speriamo che migliori. Vado a prendere l'olio. Allora, Lisa si è bloccata, ragazzi. Io vado a tagliarmi i pomodorini. Ci siete? Ci siete anche su Instagram? Su Instagram mi sentite meglio, ragazzi? Quando si sente Lisa, io sono in rimbombo. In rimbombo, come faccio oggi, ragazzi? Aiutatemi! No, oggi non la dovevamo fare la live. Innanzitutto ne approfitto per mandare un grosso abbraccio ad una mia amica, del quale non posso fare il nome, però abbraccio, sono vicino a te con il pensiero, con il cuore, ti voglio troppo bene. Tu quando guarderai il video lo vedrai. E detto questo, che siete bravissime. Oggi siamo un po' fuori dall'onda del suono. Sarà stata la maschera che ho fatto prima.
Lisa, tu in un telefono ce l'hai abbassato l'audio? Del tutto? Ok. Problemi? Non credevo di seguirvi, invece sono... Il Peppe! Cosa va? Il Peppe! Laura, tutti si lamentano per il mio Peppe! Ciao cara! Ciao, benvenuta! Adesso io mi taglio i pomodorini e li metto a collare con la ricetta, ok? Ok. Mi potevi avvisare, adesso. Hai ragione. È uscita da me la vena catenente. Ok. Pomodorini tagliati. Su Instagram ci abbiamo. Allora, su Instagram abbiamo 23 persone collegate, c'è Mary, c'è Stefano collegato su Instagram, sicuramente. Ciao, grazie, spero che state bene. Ha problemi su YouTube e quindi è passato su Instagram. Allora, mi peso l'olio. Adesso che facciamo? Possiamo già accendere il forno? Ancora no. Sì, accendiamo così incomincia a riscaldarsi. 200 gradi. 200 gradi. 200 statico, giusto? Sì. Ok. Brava. Quindi 200 gradi forno statico. Accendetelo per riscaldarlo, ragazzi. Okay. Io sto facendo la mezza dose. Tu no, invece sei no, stai bene. Stefano è da entrambe le parti. Buon pomeriggio, Elisa. Buon pomeriggio carissima Stefania di Bernardo. Ciao Giovanna. Stiamo facendo dei muffin alla pizza. Alla pizzaiola. Pizzaiola. Yes. Per l'aperitivo del venerdì sera, giusto Laura? Sì. Okay. Ottimo, ottimo piatto da sostituire alla pizza, perché la pizza ce la faremo domani. E quindi facciamo dei muffin alla pizza. Cristina, stiamo... Cosa Lisa? No, rispondo a Cristina che ci ha chiesto cosa state preparando. Prepariamo i muffin alla pizzaiola. Esatto. Ditemi com'è l'audio, ragazzi, nel frattempo. Abbiamo perso un po' di visual, però non fa niente, ragazzi, mi dispiace, perché dell'audio non l'avevamo messo in conto. Buone. Dimmi come proseguiamo. Allora, mettiamo nella ciotola l'uovo. Ok. Ho preso due ciotole. Vedete? Lo spaziamo poco a poco. Ragazzi, ditemi se mi vedete pure lì da Instagram. C'ho un po' di cose davanti. Yes. Ok. Adesso qui sistemo di qua. Ok, lo sbattiamo poco a poco con una frusta e aggiungiamo il latte. Già aggiungiamo il latte? Sì. Abbasso di qua. Ragazzi, non mi vedete in faccia per YouTube, ormai lo sapete. Andiamo ad aggiungere il latte. Aggiungiamo anche l'olio, Laura. Lisa, ragazzi, senti... aggiungiamo anche l'olio. Lisa si sente bene. Mi sento, ragazzi? Sono al supermercato. Ciao, Santina! Ok. Ciao, Tiziana! Ciao, fatto il passato! Ciao, bella, a te! Dai! Che facciamo? Facciamo i muffin e la pizzaiola. Cosa hai aggiunto già? Non ho capito cosa hai aggiunto. Adesso. Allora, ho aggiunto l'uovo, il latte, l'olio. Yes. Aggiungiamo pure l'olio di semi di girasole. Così questa ricetta, ragazzi, è difficilissima. Veramente. Vai. Aggiungiamo la farina. Già farina? Vai Laura, sì. Tesoro, io me la setaccio per dare più aria. Io l'ho setacciata prima, eh. Perché ho paura che dopo i ragazzi. Sì, no, io l'ho setacciata prima. Ok. Ce l'abbiamo pure. Se ti te la arrivi, eh.
Laura si sente l'eco. Oh mio Dio. Laura si sente male. Allora, Lisa, mi dici, io traduco. Tengo l'audio qua di YouTube, perché sennò sento l'eco. Tu parli e ti faccio la lettura di labbra. Ok, vai. Ci siete? Ora come sentite? No, è fantastico. Come sentite? Si sente ancora l'eco. Ciao Paris in cucina, benvenuto. Ce la possiamo fare, ma per la pensione, ragazzi. La pensione oggi ce la danno prima del tempo. Ce la faremo. Come sentite? Ora bene. Andiamo ad aggiungere la farina, come ha detto Lisa. Ragazzi, perdonate, ma Lisa non la sentirete. Bene, mi perdonate, raga. Siamo in 30 e 30, Lisa. Vai! Guardate l'impasto, che bello! Cristina mi sente bene, Doina mi sente benissimo. Mi dispiace che non riuscite a sentire Lisa, ragazzi, mi dispiace da morire. Mi dispiace tantissimo. Ragazzi, su Instagram, voi non mi avete mai visto fare una diretta live. Questa è la prima volta, ma la prossima volta faremo una volta su Instagram e una volta su YouTube. Certo, se trovate, adesso traduco quello che ha detto Lisa, oggi ci tocca così, se volete rifare una ricetta o mia o di Lisa che troverete sul blog, vi consiglio di andarlo a seguire, potete chiedercela e noi ve la faremo in diretta. Basta che non sia una ricetta di un lievitato, di una roba che ci vogliono ore, perché poi diventeremo noiose. Ecco. Purtroppo non si sente Lisa. Parmigiano grattugiato all'attacco. Siamo qua. Voilà. Io mi sono sporcata, non so come, aspetto un attimo. Ok. Va bene. Questa me la metto dietro. Purtroppo non si sente Lisa, ragazzi, non so come sistemare l'audio perché inizia a diventare più corposo l'impasto, ragazzi. Il sale quando lo mettiamo, Lisa? Ok, va benissimo. Se dovesse risultare un po' duro, perché a seconda delle uova e della grandezza delle uova, potete aggiungere un paio di cucchiai di latte, dice Lisa. Ok? Ok. Lisa in cucina, reginette, costrutto e cocco. Lisa, ti chiedono di fare le reginette, costrutto e cocco. Quelle non le ho fatte io. Facciamo una nuova ricetta allora. Lisa risponde a un commento di Instagram e gli chiedono cosa stiamo cucinando. Non è pazza, non parla da sola, ragazzi, parla con Instagram. Se voi siete pure su Instagram, fate una cosa, accendete anche là, così ci sentite da là e ci guardate da qua o viceversa. Come fa Stefano? Ok, siamo fantastiche oggi. Manu, stiamo facendo dei muffin alla pizzaiola. Salati, ovviamente. Ok, Lisa, vai. Da Stefano funziona. Il sale? Aspetta che mi spegni. No, Lisa, mi devi perdonare, ripeti. Allora, non metto il sale,
perché metto il pomodoro secco che è già salato, ok? L'ho lavato, però il sale lo tiene, quindi non metto il sale altrimenti mi diventano salati. Allora, io non vedo troppo lontano. Eli, ciao Eli, mano. Ciao Alan Tira, no, Lisa non ha un canale YouTube, io gli dico sempre, anzi ce l'ha uno piccolino con un paio di video caricati, ma io la sto premendo per aprire anche lei un canale YouTube perché credo che la videoricetta sia molto utile, ragazzi. Laura, perché gli riescono benissimo, perché a lei piace il video e si trova meglio con il video. Aspetta, aspetta, tesoro. Facciamo così: quando parli tu, mi ammutolisco io, così loro ti sentono. Sincronizziamoci. Va bene. Ripeti? Ho detto, mia sorella segue molto Laura e le sue ricette perché adora le video ricette, gli viene più facile. Allora, proseguiamo nel mettere. Abbiamo messo tutto, giusto? Il pepe, aggiungiamo. Pepe. Io sto facendo che chiudo una volta il microfono mio, microfono mio, una volta quello di Lisa, così riuscite a sentire bene, giusto? Ok, abbiamo messo del pepe nero, ragazzi. Il basilico tritato non l'abbiamo trovato, andremo a mettere del prezzemolo che sta ovunque. Il prezzemolo si dice, sei come il prezzemolo? Perché il prezzemolo sta ovunque, cresce ovunque. Ok. L'origano pure? Quindi andiamoci a tagliare la provola a dadini, ragazzi. Coltellaccio, mi abbasso. Ecco qua, questo lo mettiamo di lato. Questo lo elimino. Dadini piccolini, raga, lì si è dimenticato pure l'origano, ragazzi. Lisa adesso prenderà la modalità video ricetta e si attiverà meglio. Ok. Cubetti piccolissimi, raga. Quindi andiamo tutto a tagliare. Chi abbiamo su Instagram? Ciao Cipria. Ragà, io con gli occhiali leggo male lo stesso. Ok, piccolo. Mettiamo qua. Voi di Instagram mi vedete bene anche se con mezza testa tagliata? Mi abbasso come fa ricette. E risate in pochi minuti, che lei si abbassa per farsi vedere. Ok. Lo dobbiamo inserire nell'impasto, Lisa, direttamente? La provola. Ok. Aspetta che mi finisco di tagliare qua. Attenti alle dita, raga, che sono indispensabili. Ok. Mettiamo qua l'ultimo pezzo. La facciamo. Come state? Ditemi come state, ragazzi. Mirella si fa due risate di quelle pazzesche al solito. Mirella, che ti ridi, Mirella? Dimmi che ti ridi. Questo lo mangio. Macca. Chi? Mirella è fantastica. È nel mio cuore, Mirella. La cuffia l'ho persa. Provala dentro, ragazzi. E mi sa che io
vado a cambiarmi. Dalla frusta passata alla spatola che è meglio, ok? Ok, che già hai colato tu, Lisa? Hai colato il pomodoro secco? Ma il lievito quando, tesoro? All'ultimo? Dopo il pomodoro? Io me lo metto ora. Yes. Quindi ragazzi, andrò a mettere, visto che non ho lievito, mezzo cucchiaio di bicarbonato. E siccome il bicarbonato si attiva con una qualcosa di acido, quindi limone, aceto, vado a mettere un bel cucchiaio di aceto. Se riesce, abbiamo fatto 13, se no è sempre giorno 17. Ok? Inizia. Laura, sei troppo forte, mi fai una grandissima e bellissima compagnia, specialmente in questi momenti. Grazie, Doina. È questo il senso che facciamo la live, ragazzi, altrimenti io monterei i miei video come faccio di solito e basta. Ma la live la stiamo facendo per tenervi compagnia e basta. Questo è il succo della situazione. Quindi vado a mescolare molto bene il mio composto. Vado a togliere il coltello. Nell'altra live, ragazzi, ho cucinato da sola e ho fatto un casino. C'era dietro di me qua tutta una baradame di cose sporche che era fantastico per chi non lo sapesse. Sono io Mirella, a chi lo dici? Marianna Guida, quella che è lì. Lisa parla e saluta Marianna Guida. Ciao Marianna, ciao. Lisa, continua a dire quello che devi. Ok, adesso che abbiamo messo tutti gli altri ingredienti, per ultima cosa mettiamo il lievito per torte salate istantanee. Io sto facendo mezza dose, quindi ne metterò metà bustina. Ok, Laura? Are you ready? Let's go. Invece io ho messo mezzo cucchiaio di bicarbonato e un cucchiaio di aceto per attivare il bicarbonato, nella speranza che lievitino. Oggi facciamo pure un esperimento. L'origano lo metto, tesoro? Ok. Origano. Perfetto. E pomodorini che abbiamo, guardate quanto succo hanno perso. Li dovevo mettere prima, ma va bene lo stesso. Vado di pomodoro. E incorporo. Ragazzi, pregate per me che si lievita stare con il bicarbonato. Ciao a tutti i nuovi arrivati. Anche pane degli angeli. Tesoro, io il pane degli angeli qua non lo trovo perché io compro quello Bach Pulva. Tu dici che dovrei mettere un po' di lievito per dolci? Arrivo. Vado. L'ammazzo. Ce n'ho mezza bustina aperta, ne metto mezza bustina. Ok. L'odore è buonissimo, Lisa, perché già sente il pomodoro, l'origano. Ok, adesso che facciamo? Aspetta che mi sto zitta io, Lisa, ragazzi, oggi è fantastico. Allora, sto guardando la consistenza dell'impasto e sono un po' indecisa se aggiungere un filo di latte. Io non lo so, io lo lascerei così perché
Ragazzi, come vi sembra poi? Allora, prendiamo la teglia per muffin, se la volete. Preparata? Ah, sei troppo avanti, Laura. Grazie, mister. Buono, va bene. Fate postato, ci dà il suo consenso. Fate postato un'altra ragazza che ha, si trova su Instagram, si chiama Steffi, anche lei sarda, che è una bravissima. Sì, è un amore. Ciao Steffi, prima o poi dovremo prenderci il caffè. Quando passerà tutta questa quarantena. Buono, questo... Andiamo a filottimare? Andiamo? Yes. Ragazzi, io... Allora riempiamo i cestini di almeno 3/4 della loro capienza, ok? Ferma, ripeti, ciao a tutti nuovi. Allora riempiamo i cestini di 3/4 la loro capienza. 3/4. Ok, quindi mi vado ad aiutare. Allora, così, vedete? Così viene perfetto, ragazzi. Però se lo apro mi sposta il pirottino, quindi non lo aprirò. Cosa? Io ho fatto un casino, ma ce la faremo, ok. Ragazzi, mi vedete bene o abbasso lo schermo? Vedete fino adesso, ok. Da qui, questa parte, mi vedete? Sì. Ok. Ragazzi, speriamo che si lievita. Per forza, Lisa. Dopo tutto lo stress dell'audio, non mi sono mai stressata così. Guardate che ho fatto, sono fantastica, ce la posso fare, ma per la pensione. Ve l'ho detto, oggi è la mia giornata. Ecco qua. Ci siete? Ok, tra quello per docce e quello per salati la differenza è la presenza di vanillina nel primo. Tu dici, cara? Io non l'ho mai provato perché qui in Germania non c'è e la voglia di cucinare mi è venuta da quando è che vivo in Germania. Quindi ho sempre detto che me lo sarei portata dalla Sicilia quando vado in vacanza, ma non l'ho mai fatto. Ecco qua. Ciao a tutti, ben arrivati ai nuovi. Allora, bilanciare il bicarbonato con l'aceto per usarlo come lievito è difficile da fare a occhi. Si bilancia facilmente la componente acida a quella acida. Non ho capito, si bilancia facilmente la componente acida a quella acida. Tesoro, io il bicarbonato, come ho detto, l'ho utilizzato sempre solo da aggiuntivo per una lievitazione ancora più attiva, ma mai da solo. Quindi oggi faremo la prova del 9 insieme, ragazzi. Sperimentiamo. Se funziona a me, funzionerà a tutti. Tu hai già... Ok. Come finisco io? Facciamo cosa, tesoro?
Basilico e origano. Basilico non abbiamo, aggiungeremo l'origano. Vado a mettere dove non c'è. Questo è il più bello di tutti. Ok. Cosa? Anche io. Perfetto. Vado a riprendere il mio tagliere. Coltellino e vado a mettere un paio di pomodorini sopra. Ma per prima cosa sì, ciao Silvia, da Instagram o da YouTube? Mi vado a pulire la placca da forno. Il pomodorino come lo tagliamo? Piccoli piccoli? Io faccio così. Faccio dei fiorellini, non so se vedete. Un attimino qua e un attimino qua. Mi faccio un fiore, se ci riesco. No, non mi piace. Pezzi piccoli, ok, quindi li faccio in 8, ok? Lisa, io sono più rallentata perché non mi ero preparata prima questo, ok? Ragazzi, che cucinate voi per cena stasera? Ciao Renza, benvenuta cara! Praticamente abbiamo dei problemi di audio e ho dovuto azzittire Lisa. Oh mio Dio, che brutto dirlo, tesoro. Me lo auguro. Io li faccio col pomodoro fresco e Lisa li fa col pomodoro secco. So. L'ultimo. Il basilico ci stava benissimo qua pure, mannaggia. Ok, quindi io adesso andrò di origano e di prezzemolo. Per dare del verde. Sodele. Ok. Ci siete? Ci sono. Andiamo in forno? Andiamo in forno? A quanti, sì, per quanti minuti? Grazie, Sefi, grazie. Stasera hamburger, Doina. Allora, adesso mi dedico ai vostri commenti, ragazzi. Allora, ora so cosa fare domani a mezzogiorno. Grazie, Renza. Poi mi fai sapere. Quindi, ragazzi, léger son fait, léger son fait. Andiamo in forno. Minuti 25, Lisa. Yes. Per quanti minuti? Metto 15. Attivo per 15. Qua. Ok. Aspetta che mi sto zitta io e ti apro te. Se
Invece su YouTube fate le domande che io vi metto qui in bella mostra. Ragazzi, perdonatemi per l'audio, oggi è un po' così, un po' così, però la prossima volta faremo qualcosa con Lisa, promesso Lisa, anche su YouTube, e lo faremo con un audio molto migliore. Forse conviene fare una cosa su YouTube e una cosa su YouTube. Così non vediamo questo bisogno di avere quello che si Esatto. Steffi e sui ghi sono buoni caldi mangiati? O meglio freddi? Lisa, sono più buoni caldi o freddi? Io credo che un po' tiepidi, ma anche freddi saranno. Io secondo me. Meglio Io penso che freddi sono buoni come la pizza. Chi non ha mangiato la pizza il giorno dopo, ragazzi? Io la pizza del giorno dopo la adoro. E ti mi sono sicura che ti sembrava pure poca. Valentina di Profumo di Limoni, ciao cara. Valentina, ma tu li stai facendo pure? Oggi mi dicevi che non avevi il basilico. Doina, sei tu meravigliosa. Lo sfincione sarà una delle prossime ricette appena esco a comprare le sardelle. Cosa, amore? Se qua gli propongo al canale di nuovo grissini, li facciamo o sul gruppo Facebook o su Instagram, perché sul canale se gli propongo di nuovo grissini penso che me li sbattono in testa. Ma parli quelli con il lievito, quelli senza lievito, quelli con esubero? Va bene. Lisa, risordati anche di caricare la ricetta dei fatti fritti. Ce l'hai già. No, mi arrivano pure le telefonate in live, è fantastico. Oggi è la mia giornata. Yeah! Perdonate. Oggi, raga, ce la posso fare. Alan tira, mi scrivi in privato perché sono curiosa di sapere questa cosa e di approfondirla con te. Se no ti faccio entrare adesso in live e ce la racconti a tutti. Per il fatto di bilanciare bicarbonato e componente acida. E nella se della serie non si finisce mai di imparare, ragazzi. Lisa è sarda, Laura è siciliana. Le due isole a confronto! Ma lo sapete, ragazzi, che ci siamo accorte che ci sono un sacco di ricette molto simili con nomi diversi. Maria Triglia, dai Laura, sei grande e ti seguo sempre. Grazie, sei un tesoro.
Elisabetta di Candia, se non hai il basilico fresco, metti il pesto al basilico. Sono della Puglia. Ciao cara! E se non abbiamo il pesto non mettiamo niente. Pare se in cucina si fa stasera... Adesso guardo i miei. No, non ci potete credere. Ve lo posso fare vedere solo a voi di Instagram, ragazzi, perché non posso spostare il computer. Però non è giusto, non ve lo faccio vedere nessuno. Così, cara, bilanciato o non bilanciato, sto vedendo una cosa che non vi dico e non vi racconto. Ma tu ce l'hai in forno, Vale? Ce l'hai in forno pure tu? Grande Vale, grazie. Sara, scusa. C'è Sara Sguerri che dice che siamo fortissime. Ciao cara, grazie, grazie, grazie. Mister Kitchen si innamora della Sicilia, ragazzi. Io sono stata in Sardegna ed è un'isola bellissima, ma la Sicilia allo stesso, secondo me, sono le zone più belle. E piuttosto che andare ai Caraibi, ci sono certi mari della Sicilia e della Sardegna che sono meglio dei Caraibi. Il fatto è che noi italiani speculiamo troppo, purtroppo. Vero? Giovanna Giordano ti dice sei unica. Allora, pensieri in cucina mi dice facci vedere. Raga, perdonatemi. Io se riesco a trovare il modo per girare qua ve lo faccio vedere, ma non so come si gira, raga, non posso fare questo torto ai miei amici di YouTube, non lo posso fare, o tutti o nessuno. Ciao, sono da Fiorano Modenese, però sono per... cosa? Sono... Io credo, Lisa diceva che siamo delle persone stupende, io credo che tutto il mondo sia paese. Troviamo dei siciliani meno bravi, dei sardi meno bravi, come troviamo dei sardi più bravi e dei siciliani più bravi. La stessa cosa per quanto riguarda... Purtroppo sì, cara, gli italiani non sanno gestire bene i turismi. Purtroppo no. Quello che volevo dirvi io, molti hanno detto che qui in Germania si vive male, le persone sono fredde, le persone sono apatiche. Non è vero, raga. Io mi trovo bene, ci vivo dal 2006 e non ho mai avuto problemi. Ovviamente ci sono i problemi con quelli meno... Cioè, li trovi le persone che non vanno d'accordo con te, nel senso... Non possiamo piacere a tutti e non tutti possono piacere a noi. Susanna, adesso senti Lisa pure? Parla Lisa? Ciao! Io ti sento tesoro, su YouTube sei muta, ti sento dalle cuffie, dal telefono, però l'importante è che ti sentano loro. Ragazzi, come sta andando oggi? Siamo a 54 minuti, abbiamo 20 minuti, che facciamo? Che facciamo? Io sento bene, va bene, sono felice. Susanna Giovannini, cosa no, cara Susanna? Senti adesso Lisa? Io amo la Germania, ci ho vissuto, profumo di limoni, io amo vivere qui. Adesso c'è un caldo, raga, che sembriamo peggio di essere in Sicilia.
da un paio di anni a questa parte è cambiata pure la temperatura. Lisa, non ti sentono, aiuto. Lisa, sì, Lisa dice che la prossima volta, perché siamo in live su Instagram e qui con voi, la prossima volta faremo la ricetta solo su uno dei due social, perché così è un po', non siamo così tecnologiche, ragazzi, ci proviamo. Profumo di limoni, che è una mia amica della quale io un po' di tempo fa feci la ricetta delle bugne de Lyon, lyonnaise, e che trovate sul canale e anche sotto il canale c'è il link al suo blog, dice che sente un profumo di pizza per tutta la casa ed è lo stesso profumo che sento io, ragazzi. Io vivo vicino a Mannheim, Renza. Come fai un balletto, Mirella? Già poco fa ho fatto la storia con la maschera. E che fa? No, 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 addio, ragazzi, che spettacolo, che odore. Qui su Instagram Lisa si sente, su YouTube no. Monica, mi dispiace Lisa, io adesso Lisa il volume ce l'ha aperto. Sara Sguerri, li stai facendo pure tu? Che bello, dai ragazzi, dopo vogliamo le foto tutte insieme, le uniamo tutte insieme, facciamo una bella, faccio un mini video insieme a Lisa e lo mettiamo anche sul gruppo. Vi ricordo che ci trovate anche su Ricette Facili alla portata di tutti. Siamo quasi, lo so che a Valentina non piace Facebook, però siamo in quasi in 55.000 e passa. Volete condividere la vostra passione con noi? Venite a trovare anche lì. Elisola, ciao cara! Io sono su YouTube e ti sento. Ernestina, grazie. Mi rincuora tutto questo. Sì? Sì. Giovanna Giordano ci sente su tutte e due, grande, grande, grande ragazzi. Eh sì, te l'ho detto che li sto facendo, sono... Ah, tesoro! E io ti conosco così e tu ti metti così su YouTube. Ragazzi, mie amiche food blogger, ma perché voi non avete mai pensato di aprire un canale YouTube? Vediamo. Antonio Giugno, parli con me o parli con Lisa? Io sono siciliana, Lisa è sarda. Marianna Guida, purtroppo mi sento solo io, non so perché. Prima l'avevo zittita io, Lisa, poi l'ho aperta, adesso non si sente, non so perché, ragazzi. Allora, io sono siciliana, della provincia di Catania, un paesino della provincia di Catania che è più vicino alla provincia di Enna, quindi vedete voi, proprio nell'entroterra siciliano, lontano dal mare, ma io amo il mare. Non sono spigliata come te, già tengo i corsi di cucina dal vivo, mi basta e mi avanza. Sai che bello fare dei corsi di cucina online, online. E Sara di Pixel di Ursus, io ogni volta mi confondo a chiamarla. Tesoro, mi dici come tradurre Pixel Ursus? Lei, la nostra amica di Instagram. Allora, Monica Lisa,
Laura, ti seguo da pochissimo e mi sei piaciuta, ma adesso che so che ami la Sardegna mi fa ancora più piacere. Lisa, ti seguo da tanto, complimenti. Grazie, ragazzi. E Monica, Lisa 70. Ernestina è di Massaruna. Qui suona il forno un minuto passato. Paris, mi fai la traduzione, caro amico mio? Ha suonato. Prova stecchino, raga. Prova stecchino. Vi mostrerò. Chi ha chiuso? Lisa? Lisa? Perché hai chiuso su Instagram? Che è successo? Oh mio Dio. Sentite adesso Lisa, raga. No, ragazzi, io li devo tenere altri 2 minuti. La sentite Elisa, ragazzi? Ciao a tutti, ben arrivati. Non si sente. Ragazzi, mi sentite? A Lisa è caduta la diretta da Instagram, quindi abbiamo ripristinato la diretta. Ve l'ho detto che siamo a venerdì 17, quindi ragazzi, è questo. Io non so come chiederti. Tesoro, io provo a chiedertela, ma non mi viene. Non mi viene la cosa, non posso chiederti adesso. Adesso. Ragazzi, ci siamo? Non voglio fare minuti vuoti di silenzio, perdonatemi, perdonatemi, mi sono concentrata qua. Ok, qua ci siamo, qua ci siamo. Ciao a tutti e ben ritrovati. Ragazzi, stanno venendo dei muffin che sono la fine del mondo. Irene, tesoro mio, ciao, ciao, ciao. Allora, Susanna, ci ho pensato pure io, ma ci ho riflettuto dopo che avevo impostato la live, ma sarebbe stato meglio rinviare perché ragazzi di Instagram, Susanna Giovannini mi dice venerdì 17 dell'anno 2020 è tutto un dire e ha ragione. Visto quello che abbiamo combinato in live, ragazzi, non mi è mai successa una roba del genere, mai. Oggi avevo quell'ansia che vi avevo detto pure prima su Instagram perché non lo so, perché doveva succedere così. Però raga, siamo così. I miei altri 2 minuti, Lisa. Per sicurezza, voglio tenere altri 2 minuti, perché ho paura che poi li esco e si flosciano, perché sono delle cose, delle cupole, raga, la fine del mondo. Deve tradurre, Sara. Io ho 4 gatti azzeccosi, ti lascio fuori alla cucina, è una tragedia. Aiuto! Antonio è di Enna, io lo so che è un nome complicato, Sara, mi dispiace tesoro, non lo so pronunciare. Poi in privato mi dirai con un messaggio vocale come si pronuncia. È saltato Instagram, ce ne eravamo accordi. Io ultimamente cambio la D con la T. Missy, ciao, benvenuta anche a te. Siamo in diretta su Instagram e YouTube. Ragazze, regalate like. È arrivata la mia moderatrice di fiducia, Irexai Fornelli. Andatela a seguire anche lei sul suo canale YouTube, che è fantastico e le voglio troppo bene.
Renza ha ansia, tesoro, perché ansia? Perché ansia? Ragazzi, se volete facciamo una ricetta improvvisata nel frattempo, ma ci manca poco. Quindi se la faccio sola, come l'altra volta abbiamo fatto una ricetta improvvisata per aspettare, ma magari ci riorganizzeremo un'altra volta per questo. Le cose improvvisate si possono fare meglio quando si è da soli. Ragazzi, spero che vi sia piaciuta e vi stia piacendo la live. Ti vedo benissimo, bentornata. Ok. Stefania, come sono i tuoi? Valentina, come sono i tuoi muffin? Sara, i tuoi? Renza, i tuoi come sono? Ragazzi, vado pure con i miei, vado. Da me è voluto rimanere il pupazzo di neve, ragazzi, perché sembra che Natale non sia passato. Sono rimasta a Natale perché non c'è stata la Pasqua, quindi... Mi si erano appannati gli occhiali. Siete curiosi? Siete curiosi? Da-da, ragazzi. Ma che cos'è questa robina qua? Raga, che vi devo dire? Ve li devo fare vedere da vicino. Un minuto. Guardate qua. Aspettate. No, ma li avete visti? Ma li avete visti bene, ragazzi? Abbiamo dosato bene, senza volerlo, l'acidità col bicarbonato. Ragazzi, ditemi come vi sembrano. No, voglio sentire il vostro parere. Io ho un profumo per tutta la casa. Spettacolo, spettacolo. Siamo in 50 su YouTube. Vi ringrazio per l'altra volta, eravamo in 150, raga. Un'ora di 150 persone è stata bellissimo. Maria Triglia, grazie. Paris in cucina, come sono i tuoi? Paris in cucina, vuoi entrare in live? Che ti mando il link, ti invito. Se volete vi faccio entrare, raga. Monica, grazie, 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 grazie ragazzi di Instagram. Sara, già uno l'ha mangiato. Sara, vuoi entrare? Paris, vuoi entrare? Ti faccio conoscere Paris. Paris, vuoi entrare? Dimmi sì o no, così vediamo. Ragazzi, se volete entrare io fino a 6 persone, vi posso far entrare, così ci fate vedere le vostre creazioni. Raga, Paris, ti sto inviando in privato un link, entra da quel link, ok? Paris in cucina? Te lo invio nel gruppo nostro di... Te lo invio su Telegram, ok Paris? Aspetta che ti cerco. Anzi, te lo invio in privato. Enrico Paris, eccoci qua. Ecco qua. Come hanno sbordato? In che senso? Ragazzi, il bello della diretta. Fantastico. Che c'è, Lisa? No, io ti devo fare vedere il mio. Sono caldissimi. Non mi vuoi... Il mio è sbordato pure. Lo dovrei staccare con un coltello. La prossima volta, lo sai che faccio? Ci faccio la torta. Raga, li devo staccare così perché si è attaccato? No, raga. No, raga, non so se capite la bontà. Ciao amore mio della zia fantastica, mia nipotina Jasmine del mio cuore. Guarda zia, fatemi fare dalla mamma.
Visto che c'è mia sorella in linea, gli rinnovo gli auguri che fate il compleanno. L'altro ieri, male non ha guardato la live. Grazie sorella per il sostegno. Ci sei Paris? Adesso ragazzi vediamo qui cosa ci presenta il nostro Paris. Dai, su Instagram non lo possiamo aggiungere, raga. Ciao Paris in cucina, ti vedo squadrato. Aspetta che mi sposo, ecco. Aspetta, avevo messo pure le luci, mi serviva per fare qualche altra cosa dopo. Come state? Bene Paris, come ti sono venuti? Allora, i miei erano ancora un pochino crudi sopra, quindi l'ho lasciati ancora qualche minuto dentro, però sono lievitati, sono andati bene, non ci sono problemi. E sono ancora in forma adesso? Aspetta, li vado a prendere, aspetta. Sì, sì, vogliamo vedere il risultato finale. Ah, no, va bene adesso. Le abbiamo riempite troppo, tu dici, cara, a me mi sembrano spettacolari. Io adesso lo facciamo raffreddare un attimino, poi facciamo la prova taglio e poi vi salutiamo. Ma perché rimanete con noi? Allora, aspetta, che posso vedere? Appare in cucina, vi giro qua. Questo è quello che vedo io da YouTube, ragazzi. Paris, saluta gli amici di Instagram. Aspetta, eccoli. Che scottano che non ti dico. Che belli, grazie Paris, grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie. Adesso poi faccio assaggiare la truppa. Ciao Lisa. Ciao. Poi faccio assaggiare la truppa, così si riprovano pure loro, solo che sono bollenti adesso. Seguite pure Paris, pure lui ha aperto un canale YouTube da poco. Ragazzi, aiutiamoci tra di noi, è una cosa bellissima, importantissima. Uh-huh. E Paris è un romano di Roma. Sì, bravo. Sì, un romano di Roma. Vi consiglio di seguirlo anche lui. Paris, io ti ringrazio per essere entrato. E grazie a te. Vuoi dire qualcosa di te? Due minuti? Beh, sto facendo, come detto tu, sono iniziato da settembre, quindi ancora sono poche cose che faccio, però spazio un po' su tutto. Poi prossimamente sto mettendo i tutorial, visto che io vendo da tanto tempo i prodotti alimentari per la ristorazione, ho cominciato oggi con il pepe e proseguirò poi con altre cose. E io non vedo l'ora, perché così possiamo imparare pure come trattare spezie, aromi e tutto quello. Sì, poi lo farò anche su altre cose che io mi ero già preparato, ma poi la disgrazia del coronavirus chiaramente ha bloccato tutto e quindi lo faremo poi in futuro, insomma. Allora noi ci aspettiamo, io ve lo consiglio, poi vi metterò pure il link di Paris qui sotto nell'info box. Grazie. Ti mando un abbraccio, ciao Paris, alla prossima. A voi, buona giornata. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, grazie a Paris ancora. Ragazzi, mi sembro di essere Mike Buongiorno, poverino, ha già l'anima sua. Steffi, vuoi entrare su YouTube che ti faccio salutare? In che condizione sei? Condizione l'uomo di Neanderthal, oppure ti sei dare una sistemata? Io oggi mi sono fatta la maschera, ma ragazzi, sopracciglia non ne so fare, mi ritiro così. Certo che vedrai l'assaggio. Ragazzi, se ho saltato qualche messaggio, perdonatemi, poi vi risponderò a tutti dopo. Allora, Lisa, devo leggere un po' i messaggi di YouTube, ragazzi. Vi rendo partecipi. Quindi, andiamo a salutare. Sara già se n'era mangiato uno. Liquid Sky dice favolosi. Renza dice una meraviglia, grazie cara. Paris dice dai, è già andato perché è entrato. Poi... mi hai imparato. Giordana, cosa ti ho insegnato, cara? Ora Giovanna me lo dirà. Poi, no, non voglio entrare, Sara. Mi dispiace, Sara, mi sarebbe piaciuto tanto. Poi, zia, sono bellissimi, molto belli, dice Patrizia Mauro. Ciao, cara, e benvenuta anche a te. Ma come mai lì non si sente l'audio? Irene, non ti dico, poi te lo spiegherò in privato. Oggi è stato... venerdì 17 2020. Allora, zia, sono fantastici, tu fai tutto buono, grazie amore della zia, tu sei di parte ovviamente, grazie zietta bella. Irene dice se uno non ha fame voi la fate venire, favolosi, buonissimo, bellissimi. Laura, Marianna, grazie.
Enrico ti hanno salutato, bravissimi, 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 bravissimi. Raga, ve se ama, come direbbe la mia amica Fabiana de Roma. Ok. Io direi di assaggiare. Zia, ti voglio bene, mi sto vedendo tutta la ricetta, zietta bella, amore mio, peccato che siamo lontani. Mm. Sì, tesoro. Andiamo all'assaggio. Ragazzi, ci siete? Lisa, tu aprilo qua davanti, io lo apro qua davanti. Io mi ero preparato, ragazzi, lo staccante spray, perché Lisa mi aveva detto, e lo volevo mettere nei pirattini, ma poi con tutta questa confusione l'ho dimenticato, perdonatemi, perché Lisa mi avrebbe detto che si sarebbero attaccati un pochettino. Raga, mi vedete? Vedete? Ma lo vedete o no, raga? Io assaggio, raga, siete pronti per fare un cin cin? Buon assaggio a tutti e buona merenda. A tutti quelli che hanno lavorato con noi, hanno cucinato con noi, grazie. E... con l'aceto e il bicarbonato e mezza bustina di lievito per dolci. Ernestina dice che facciamo cose speciali, facciamo venire fame. Caro, io assaggio, eh? Ragazzi, io mi sto bruciando. Lisa, ma che cos'è questa cosina qua? Ragazzi, buoni. Però ragazzi, dovete imburrare la teglia. Si attaccano alla carta, raga. E non mi piace, che è uno spreco. Quindi imburrate la teglia, oppure fatelo nelle formine in silicone, oppure spruzzate lo staccante spray nei pirottini da muffin. Ragazzi, avevo l'ansia per il lievito, avevo l'ansia, adesso che lo so non lo farò più, comunque mi andrò a informare bene come... No, ragazzi. Lisa sta consigliando di imburrare la teglia, imburrare, infarinare, ragazzi, oppure spolverizzare con della mollica. Con della mollica di pane, imburrate oppure ungete d'olio e mettete un po' di mollica di pane e mettete ciao cara, e mettete il composto dentro. Allora, per quanto riguarda, grazie Mr. Kitchen, Ernestina, sotto nell'info box trovi il link diretto alla ricetta scritta di Lisa, vai subito, la trovi scritta, la puoi stampare. Lei ha fatto però le dosi per 6 muffin, io ho raddoppiato, raga. Giovanna dice che meraviglia, spesso che i muffin salati si attaccano alla carta, è meglio lo staccante spray come dici tu. Sì ragazzi, fatelo. Io che dire, Lisa, adesso io saluto gli amici di YouTube, tu salutami i miei amici di YouTube, io saluto i tuoi amici di Instagram e poi tu chiudi con la Instagram e io finisco la diretta qua con loro. Vi ringrazio a tutti, vai vai Lisa. Saluta qua. Ciao tesoro. Ciao ragazzi, grazie di essere stati con noi. Vi mostro di nuovo cosa abbiamo fatto con Lisa.
Spero che la video di diretta un po' confusionaria vi sia piaciuta, ma non è colpa nostra, è colpa del giorno 17. Ve se amo a tutti, alla prossima. Ciao! Ciao Lisa, grazie! E grazie a Valentina, a Stefi per aver fatto i muffin, a Sara, a tutti. Ciao! Adesso ragazzi, come mi sentite? Allora, ci siamo. Io vi ringrazio ancora tutti. Mi dispiace per l'audio, ragazzi. Mi dispiace davvero per l'audio. No, mi metto così perché voglio inquadrarvi loro. Aspetta, Mr. Kitchen, non mi salutare ancora. Mr. Kitchen, voglio salutarvi insieme a loro. Ah, così. Noi siciliani diciamo ah, così. Allora, grazie a tutti. Mi sto scottando, ma non fa niente, per voi faccio questo e altro. Grazie a tutti, la video ricetta è stata fatta insieme a Lisa, mi dispiace per l'audio, la prossima volta ci organizzeremo meglio, ma dovete capire che siamo due ragazze casalinghe che si amano cucinare e non siamo così tecnologiche, quindi non siamo come Barbara D'Urso, va. Detto questo, io vi ringrazio ancora tutti e se mi volete fare qualche domanda fatemela, perché ancora abbiamo un minuto. A 20, a 23 minuti e stacco. Era già per Lisa. Niente, raga, mi dispiace veramente per l'audio. Non era mai successo e mi dispiace. Adesso mi sentite benissimo perché Lisa è uscita. Ragazzi, Ernestina, ciao. Mister X, ciao. Grazie Mirella, un bacione, grazie di esserci stata. Ciao, alla prossima. Alla prossima, Liquid Sky, Terenza. Renza, ciao, alla prossima. Ragazzi, la ricetta è sotto nell'info box, se vi piace di condividere con noi le vostre ricette, veniteci a trovare, le vostre ricette, i vostri piatti, quando cucinate volete postare qualche piatto, volete prendere spunto per qualche ricetta, veniteci a trovare sul gruppo Ricette Facili e alla portata di tutti. Un abbraccio, alla prossima con questi meravigliosi muffin, ricetta di Lisa in cucina. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao, grazie.